COVID-19, the disease that defined our lives in 2020. O un sanitario che non si vaccina. In a pandemic of the unvaccinated. Raddoppiamo i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24. Tutti devono prendere il vaccino. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Inquisizione digitale cancel culture. Amici di Playmaster Movie, ben ritrovati con il Tecno Ribelle. Prima della mannaia sui nostri profili personali, ve lo ricordate il bannaggio da Facebook di Sara Cuni al parlamentare della Repubblica? O magari la più roboante censura di Donald Trump da Twitter al tempo di presidente degli Stati Uniti d'America? Oppure l'oscuramento di Radio Radio e BioBlu da YouTube, ve lo ricordate? Tecnocensura, tirannia del pensiero unico, per finire nel più biego sillogismo qualunquista, a purgare noi come i talebani da Instagram, TikTok e WhatsApp, già perché con la scusa della fruibilità gratuita in nome di un eludibile progresso globale di un posto ergo sum, faccio un post, quindi sono a colpi di nostrani sorridenti selfie i monopolisti della Silicon Valley ci hanno fregati nel più grande processo di ingegneria sociale dell'umanità, trafugati dati, opinioni, facce, privacy e diritti d'autore, ingaggiata la lotta al pensiero critico in cui si annidererebbero i prodromi di fake news e potenziali terroristi indistintamente dalla Casa Bianca a Kabul, traghettati tutti al di fuori della storia. Operazione di privatizzazione del logos accelerata ora con cancel culture, la cancellazione dell'identità culturale, abdicato il rinascimento digitale dell'originaria decentralizzazione di internet mutuata in un diabolico attacco all'assetto civile dai nuovi sovrani del nostro tempo Amazon, Google, Facebook, libro di Jonathan Taplin, il capitalismo di controllo della plutocrazia multinazionale del web è finito nella fabbrica della manipolazione, ovvero nell'erosione della democrazia per l'automatizzazione dei flussi delle informazioni come perdita di sovranità e libertà. Dalla censura alla patologizzazione del dissenso e caccia ai nuovi eretici, nel saggio sulle tecniche di condizionamento mentale sostengono Enrica Perrucchetti e Gianluca Marletta. Infatti, dopo la cronologia delle posizioni per geolocalizzare con l'app di Google Maps tutti gli spostamenti effettuati con lo smartphone, sempre Google ha lanciato adesso una nuova funzione di controllo, stavolta culturale. Si chiama linguaggio inclusivo, cioè la scrittura sorvegliata da algoritmi e intelligenza artificiale per evitare l'utilizzo di parole politicamente scorrette, suggerite alternative, termini più inclusivi, più politically correct, un modo per svuotare i termini dai loro significati simbolici da un sinonimo trasformati nel loro contrario. Esempio, I have a dream di Martin Luther King cambia dal sogno alla feroce urgenza di ora, mentre la parola meraviglioso di Gesù Cristo ai discepoli nel sermone dalla montagna dal Vangelo secondo Matteo diventa amabile per l'apoteosi distopica delle neolingua nell'uniformità del livellamento delle coscienze profetizzata da George Orwell in 1984, iniziata l'inquisizione digitale sin dai primi vagiti del Covid-19. Così da Neuralink col microchip nel cervello umano e SpaceX con migliaia di satelliti wireless lanciati in orbita per irradiarci dal cielo, il transumanista Elon Musk per 44 miliardi di dollari vorrebbe acquistare Twitter, spacciandosi per paladino del libero arbitrio, annunciata la crociata contro gli spam bots in cambio di utenti certificati per autenticare tutti gli umani censiti con identità digitale, rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia. Se la nostra offerta per Twitter andrà in porto, sconfiggeremo gli spam bots oppure moriremo provandoci. Ecco, a proposito di morte, come potremmo finire i nostri giorni digitali invece che il magnate di Tesla? Ce lo indica Bruxelles, da Commissione e Parlamento Europeo varato il Digital Service Act,
un disegno di legge sui servizi digitali con nuove regole sia per Big Tech che per gli utenti, in arrivo nuove censure dalle istituzioni edulcorate nella moderazione di controversie sulla libertà d'espressione. Nel contesto dell'aggressione russa in Ucraina e del particolare impatto sulla manipolazione delle informazioni online, il disegno di legge consentirà infatti di analizzare l'impatto delle attività delle piattaforme sulla crisi in questione e di decidere misure di proporzionate ed efficaci da mettere in atto per il rispetto dei diritti fondamentali, tradotto in parole povere senza giri di parole, punizioni, controllo dell'informazione, censura digitale, in cui la nuova morale restringerà i limiti del pensiero per il controllo della realtà, un'epurazione etica onnipervasiva parallela al metaverso e con l'identità digitale. Se si separa il mondo delle parole dal mondo reale, afferma Edoardo Zarelli sulla rivista Fuoco, la persona umana diventa un mero strumento di rapporti alienati. Pervertendo l'uso comune del lessico, si riduce la comunicazione ad algoritmi tecnomorfi autoreferenti, asterischi, codici a barre, emoticon, dove la finzione prevale sul reale come sul certo. Per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G, salute, ambiente, geopolitica, privacy, transumanesimo, controllo sociale, libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale, Terra Nuova Edizioni, oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisana.com, ricordandovi come questa pillola tecnoscettica è condivisa anche dalla Casa del Sole TV e sui canali di Come Don Quixote. Appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci.